Passiamo al motociclismo con il trofeo delle regioni di enduro che si è svolto a Panicale, centinaia di piloti arrivati da tutta Italia. Antonello Brughini. Sterrato e asfalto, un percorso sicuramente impegnativo per tutti, grandi e piccoli. A Panicale, dove è antica la tradizione per le moto, sono arrivati piloti e appassionati da tutta Italia per il trofeo delle regioni WISP 2018 di Enduro, una specialità sempre affascinante. Preparazione, aggiornamento costante e cura del dettaglio. Anche questa disciplina non ammette distrazioni. Spesso, molto spesso, i figli seguono l'attività sportiva del papà o dello zio. Circa 400 motociclisti al via nella 2 giorni in terra umbra, occasione anche per ammirare le bellezze storiche e paesaggistiche della zona. Le gare del trofeo delle regioni erano riservate alle moto off-road di cilindrata compresa tra 50 e 650 centimetri cubici. 2 prove speciali e un percorso di 40 km nel territorio di Panicale e Tavernelle. C'è stato anche qualche buon risultato, ma la priorità era quella di aggregarsi e divertirsi. Esperienza esaltante l'hanno definita gli organizzatori del Motoclub Panicale, già proiettati dopo questa prima volta al prossimo grande evento.